Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi i miei libri di make-up, ne ho diversi, alcuni di questi sono in inglese e non esistono in italiano, quindi se vi piace il make-up dovrete mettervi un po' a tradurre, però secondo me sono bellissimi e ne vale davvero la pena di comprarli, soprattutto super davvero utili. Li trovate quasi tutti su Amazon perché purtroppo non si trovano molto facilmente libri di make-up, però potete anche guardare in quelle librerie un po' più fornite se trovate qualcosa. Iniziamo subito. Allora, uno dei miei libri preferiti, e secondo me è bellissimo anche solo dalla copertina nuova, è il Bobbi Brown Makeup Manual ed è il libro di Bobbi Brown, che è un'affermata truccatrice. Che è un libro per chiunque, dai principianti agli esperti. Effettivamente è proprio così. Intanto si divide un po' in sezioni, un po' come tutti i libri di trucco, quindi parla prima del kit da trucco, della pelle, del viso, delle labbra, degli occhi. Invece nella parte finale dà proprio dei consigli ai truccatori e questo per me è bellissimo. E parla, è molto bello perché parla anche un po' della sua esperienza, come ha cominciato, tira fuori degli aneddoti che appunto una lettura comunque molto interessante. La grafica, diciamo, è molto bella, è sul fucsia, io adoro il fucsia, si legge benissimo, ci sono tantissime figure, è veramente un bel bel libro. Parla tantissimo anche della pelle, dell'idratazione, della cura, perché come sapete è importantissimo per il make-up. E poi inizia proprio, per esempio, la parte sui correttori, come si applicano i correttori con le varie figure, il fondotinta, fa vedere proprio come trovare il colore ideale. La cosa carina è che alla fine di tutti i capitoli fa una sorta di schema con cose da fare e cose da non fare per quel determinato trucco. Per esempio, trucco sposa, fare una prova completa. Non indossare ciglia finta se non sei al 100% sicuro che ti staranno comode, che non ti daranno fastidio e al 200% che staranno su. Insomma, questo lo dico sempre anche io, lo consiglio spesso alle mie spose. E poi fa vedere degli esempi di trucco, trucco per un'occasione speciale, come si realizza per le teenagers. È veramente un bel bel libro. Per quelle più avanti, poi vedete alla fine c'è la foto mentre lavora e alla fine parla proprio dei make-up artist, dà tantissimi consigli utili, come cominciare nel mondo del lavoro, come entrare, fare carriera, quale tipo di carriera può fare il truccatore, fare le spose, lavorare in negozio, televisione, film, fashion e così via, il portfolio, è veramente molto utile davvero per tutti. Io l'ho trovato davvero un libro super super interessante e poi alla fine ci sono, cioè guardate che belli, cioè sono le foto. Fa vedere delle foto di trucchi particolari, un trucco un pochino più artistico. Secondo me è un libro davvero completo a 360 gradi che vi consiglio assolutamente. Passiamo invece poi a un libro italiano. Secondo me è uno dei libri migliori tra quelli esistenti di trucco in Italia ed è Diventare esperti di trucco con Stefano Anselmo. È un libro molto per la rossa, il trucco per il giorno e per la sera, e il trucco fotografico, il ritocco digitale, il trucco anti-age. È davvero un libro interessante, molto bello, molto diciamo da studiare, proprio come se fosse un libro di scuola per chi lavora in questo settore e non in tutte le scuole lo fanno prendere, infatti nella mia no, ne hanno dato un altro di cui poi vi dirò.
avrei preferito molto questo, infatti poi me lo sono comprato, me lo sono letto tutto ed è davvero da studiare, leggere e rileggere perché è molto interessante, si imparano tante cose. Questo libro di Ray Morris, questo libro qui è in inglese ed è anche questo un libro molto bello, però è più basato su immagini e su trucchi da riprodurre. Per esempio, andando nell'indice, parla prima di tutto anche questo dei strumenti per il trucco, però in modo un pochino più sintetico, meno dettagliato, dà sempre consigli sui pennelli, la preparazione della pelle, le sopracciglia, poi parla delle ciglia finte e soprattutto è molto concentrato sul potere delle ciglia finte, su come cambiano proprio lo sguardo, cambiano il trucco, cambia davvero tutto. Qua proprio puoi vedere pure le foto. Poi iniziano una serie di trucchi realizzati con qui la spiegazione. Con accanto la spiegazione. E così procede per un bel po'. Tutto, quasi tutto trucco e spiegazione. Con le varie figure, quindi comunque si capisce abbastanza bene. È un pochino, diciamo, forse meno pesante rispetto agli altri. Anche se per me i libri di trucco non sono pesanti perché mi piace molto come argomento. Rispetto a quello di Stefano Inselmo è proprio molto più leggero. Però anche questo è interessante, forse è meno approfondito. È più un libro, diciamo, da leggere così, per curiosità, per prendere ispirazione, con tante figure e il procedimento. Poi passiamo a un altro libro in italiano, è il libro che mi hanno consigliato, anzi che mi hanno detto di comprare quando ho fatto la scuola di trucco. Come sapete io ho fatto la BCM, e infatti è BCM Editrice Milano, è il libro di Romualdo Priore, come quando, make-up, istruzioni per l'uso, come quando e perché usarlo. Devo dire purtroppo che questo libro mi ha deluso parecchio perché è troppo teorico, l'ho trovato ai tempi troppo teorico e non abbastanza approfondito. Ah, questo è il mio parere ovviamente, rimane troppo sulla teoria ma non approfondisce il concetto, dice cose un pochino scontate a mio parere, non dice cose davvero utili. È come quello là magari di Romualdo Priore, è come quello magari di Stefano Anselmo, è un po' una sorta di libro da scuola. Quindi parla le fasi del trucco, i chiaroscuri, il correttore, la pelle, la cipria, tutto quanto così, però non è approfondito, capito? Non so come spiegarmi, ma è proprio mi ha deluso, mi ha detto cose scontate, io ho detto, ma io pensavo quando lo leggevo, ma cosa lo scrive a fare questo? Poi, altro libro, bellissimo a mio parere, sempre in inglese, è Gemma Kidd Makeup Masterclass. È un bel libricino, è molto molto interessante anche qui. Come vedete è meno libro da scuola, cioè a livello di grafica è più leggero da leggere, parla soprattutto della pelle, ma la cosa per cui si concentra di più sono i colori e il sottotono della pelle. C'è un fantastico capitolo, vabbè adesso qua non si vede perché ci sono le luci proprio sparate, sul sottotono della pelle, molto molto approfondito, rosa, giallo, la percentuale di rosa e di giallo, il colore della pelle, davvero approfondisce molto questa parte, quindi se voi siete interessate, siete fissate col sottotono, il colore della pelle, che spesso spesso me lo chiedete, c'è anche un video, ve lo metto qui, per chi non l'avesse visto, su come trovare il sottotono della pelle, comunque questo video, libro ne parla molto bene ed è molto basato sulla pelle, poi comunque ci sono anche e sui colori, soprattutto sui colori che stanno bene, che stanno male, per esempio col tipo di occhio. E poi anche questo comunque dà consigli ovviamente per il trucco, per le labbra. E verso la fine poi fa anche dei trucchi particolari e come si realizzano, però non li spiega passaggio per passaggio come il libro di Ray Morris, ma sono spiegati in modo un pochino più superficiale, un pochino meno dettagliato, ma comunque gli spiega, anche se secondo me quello là gli spiega in modo più dettagliato con le varie figure. Questo qua ti fa vedere magari la figura grande, la figura un po' più piccola, ma
non ti dà proprio il passaggio per passaggio, quindi è un pochino per togliersi uno sfizio e per chi è interessato soprattutto alla pelle. Poi, altro libro famosissimo che ho comprato sempre in inglese è Making Faces di Kevin O'Quan, spero che si pronunci così. Questo è, diciamo, la Bibbia del make-up, ce l'hanno tutti i truccatori. È un libro però secondo me molto vecchio, anche se molti dicono che è davvero utile perché ci sono proprio tutte le basi, però proprio se vedete le figure, cioè sono trucchi che si facevano un bel po' di anni fa, tipo molto anni 60, guardate qui. Vedete, si vede che comunque è un libro vecchietto. Certo, spiega anche questo in modo molto teorico come realizzare le cose, però già come vedete non ci sono per esempio le foto, ma ci sono i disegni. Secondo me con le foto si capisce un po' meglio rispetto che con i disegni. Poi prende per esempio il trucco alla Marilyn Monroe, ci sono proprio dei capitoli con trucchi ispirati, con accanto come realizzarlo, però devo dire che anche se molti truccatori lo parlano come se fosse la Bibbia del make-up, è quello che forse mi piacciono un po' di meno tra quelli scritti in inglese, perché lo vedo ormai un po' passato da rifare. Certo, ci sono consigli utili che comunque varranno sempre, però l'avrei visto un po' da aggiornare. Poi uno dei primi libri di trucco che ho comprato è questo, il Make Up by Marie Claire, costato $19,50, questo l'ho trovato proprio in libreria, se non sbaglio. E questo qui è un libricino un po', diciamo, superficiale sul trucco, è in italiano anche questo, parla anche questo capitolo per capitolo, la struttura del viso, il colore dei miei occhi, bella ad ogni età, diciamo, dà dei consigli un pochino come se fosse un giornalino, ok? Come se fosse una rivista, e fossero degli articoli presi così da una rivista, cosa fare, cosa non fare, i passaggi, le ciglia finte, parla un po' di tutto, ma soprattutto ci sono tantissime figure. Dopo gli occhiali. Sinceramente l'ho trovato carino, magari per prendere l'ispirazione, ma non lo ricomprerei perché è un pochino scarno, un pochino scontato per chi magari già è appassionato di trucco e queste cose le sa. Io mi concentrerei personalmente su un libro un pochino più approfondito, con cosine più tecniche, anche magari artistiche, ma comunque che mi servono, capito? Un libro più approfondito, magari per me che sono una truccatrice, che mi può essere utile. Non, questo qua parla di cose che già personalmente so, e comunque tutte le appassionate in teoria sanno. Al massimo lo potrei tenere lì, magari per prendere delle ispirazioni dalle figure, ma niente di più in realtà. E niente, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti magari i vostri libri di make-up e qualche libro da consigliarmi. Ci vediamo alla prossima, ciao!